A tutti e bentornati in questa nuova puntata di Spacchettamenti con gli R0. Benvenuti. Allora, abbiamo il nuovo giveaway. Nel frattempo sistemo un attimo il microfono. Il nuovo giveaway per i 600 iscritti, Charizard. Facciamo la live. È stato già segnato con la live in realtà la faremo stasera, ma questo video ne andrà in onda dopo, quindi il Charizard è stato già segnato per i 500. Abbiamo superato i 600, quindi giveaway per i 600 iscritti, 4 CHR di Incandescente Arcana, una più bella dell'altra. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, attivate la campanella, così quando faremo il video, il nuovo giveaway, credo a brevissimo, potete iscrivervi e partecipare all'estrazione per poter vincere le 4 carte. Allora, in attesa di aprire la collezione di Fuecoco di Paldea, abbiamo una sì, magari non spegnere la luce, abbiamo una tin metallica con Charizard, Victini, Scorbunny e Fire, no, mi ricordo, e Fennekin. Benissimo, con una scritta ambigua qua, non so cosa voglia dire, per l'assegnazione. Questa si prende in edicola. Dentro ci dovrebbe essere evoluzioni tere, poi ci sono due bustine di tempesta argentata che andremo ad aggiungere a quelle, tanto non troviamo mai niente tempesta argentata, andiamo ad aggiungere a quelle che ci sono dentro, non vedo l'ora di aprirlo. Ma prima poche posta con un bellissimo Giratina che nasconde in realtà Selina, la trainer che ci mancavano. Ci abbiamo giocato tantissimo a Pokémon Arceus e ci siamo divertiti un mondo. Poi abbiamo la lavoratrice immancabile. Sì, di perla e diamante. Poi una bella vintage hold, un fantastico. Non era cross. Ancora la luce, per favore. Dimenticato? Mm-hmm. Vabbè, anch'io. No, non è. Era cross. Adesso ce lo ricordiamo. Scizor. No, non è Scizor, ma nel frattempo abbiamo un Genesect. Genesect, guarda, questo è Fusion Art con bellissimo Smeargle, Special Art di Fusion Art. Ci mancava una delle più bistrattate per Genesect, questa specie di Transformer, Pokémon Transformer. Non piace a nessuno. Bene, poche poste terminate. Nel frattempo ci dobbiamo ricordare il nome del nostro amico Pinsir, bravissimo, mamma mia, mi stava esplodendo il cervello. Allora, andiamo ad aprire da sotto, magari così non... Di solito sono sempre danneggiate, nel senso che una volta che togli la plastica, la tin di alluminio è raffiata. Vediamo un pochettino com'è la condizione. Quando abbiamo visto con la Pokéball, prima sembrava tutto ok, appena l'abbiamo girata c'era tutto... una marcatura. Esatto, graffiata, però diciamo che è accettabile date le condizioni con cui viaggiano in mezzo ai camion. Andiamo a vedere il contenuto. Allora, vediamo un po'. Abbiamo la bustina di evoluzioni tere, speriamo che sia l'ultima possibilità di trovare l'Umbreon. Poi abbiamo origine perduta, benissimo, e poi abbiamo sempre origine perduta, quindi due origine perdute, e poi abbiamo un bellissimo Scorbunny. Non so se ci manca, ce l'abbiamo, però la tin era da prendere. Poi c'è evoluzioni, quindi evoluzione alla fine. Cosa preferisci aprire? Evoluzione tempesta terre. No, evoluzione terra alla fine, l'ho appena detto. Allora tempesta argentata. Tempeste argentate, argentate tempeste di... Ti apriremo adesso, vediamo un po', tanto qua codice bianco e delusione assicurata. Non so, controlli il Genesect, ti ricorda qualcosa, ti ricorda la polizia, la macchina della polizia, trasforma della macchina polizia. Codice nero, attenzione amici, codice nero a prima bustina, quindi è una holo almeno, si spera. Energia di tipo? Psycho. Poi? Kirlia, bellissima, Torracat che si vuole mangiare, Ludisk, Dragonite, Rufflet, Vulpix, Drowsy, Growlithe, Misdreavus. Già si vede che c'è una Beastar, mi sa. Beh, qua troviamo sempre qualcosa. Ma cosa?
è una Durando VMAX Gold. Peccato, poteva essere Mew, poteva essere Rayquaza. E noi troviamo l'edificio a 16 piani. Vabbè, Duraludon è un Pokémon che ci porta sempre, che lo portiamo sempre nel cuore, lo troviamo sempre. Quasi, adesso vediamo il back di questa. Dietro una V-Star anche, quindi diciamo Super Pack con un Regidrago. Regidrago che ci ha dato, ci ha portato fortuna. No, Regilei che ci ha portato fortuna, Regidrago. Quindi questa, diciamo, è fa l'ammenda Regidrago con Duraludon VMAX, bustina, bomba. Pinsir va via, che finalmente ci siamo ricordati. Che bomba questa bustina, che bomba, incredibile. Tempesta argentata, questo sbustamento oggi inizia a cannone. Tempesta argentata ci dà ogni tanto qualche soddisfazione, ma molto ogni tanto. Lugia praticamente impossibile da trovare, come sempre. Però abbiamo trovato già nell'ETB, abbiamo trovato il... ecco, codice bianco, quindi sappiamo già di che morte morire. L'abbiamo trovato nell'ETB, Rayquaza VMAX e lo Stank. Lo Stank... come si chiama? Stankank. Ah, stasera proprio sei disconnesso, bisogna riavviarti. Dov'è che si schiaccia contro l'alt canch per riavviarti? Energia di tipo? Lotta. Sì, Girip, allenatore della palestra. Kirlia, Vulpix, Snorlax. Se qua c'è al massimo una Trainer Gallery. Ferrosid, Smeargold. Oh, la Burno! Pure Trainer Gallery. Che doppia bustina pazzesca, amici. Talonflame. Ma che è? Due bustine, due colpi, due kill stavolta. Gli R0 incredibile. Non dobbiamo sbustare più. Oggi è successo qualcosa. Che è successo? Qualcosa a scuola? No. Che non c'è la mamma, visto? Quando non c'è la mamma. Bisogna sbustare quando non c'è la mamma a casa. È questo che bisogna fare. Allora è lei. Allora è lei. Ieri abbiamo aperto una bustina del cacciatore. Abbiamo trovato... sì, abbiamo trovato Di Maria versione... ecco, vabbè, codice bianco stavolta di nuovo. Però non ci possiamo lamentare. Anche se non trovassimo niente di più, diciamo che oggi siamo stati fortunatissimi. Trovato Di Maria versione Top Uber Master. Mega Power dell'Adrenaline Panine Mondiali. Abbiamo Energia, Elettro, Gloom, Fanny, Gastrodon, Clefairy, Aipom, Spinarak, Litwick, Roselia, niente, Incred e niente, Buffalant. Quindi origine perduta, speranza perduta. Seconda bustina, vediamo. Poi c'è Evoluzione Terra, è lì che se deve uscire qualcosa deve uscire dentro Evoluzioni, che dici? Sì. Codice? Nero. Quindi Holo almeno, 1, 2, 3, 4. Energia di tipo? Erba. Erba, lotta. No. Cassetta degli attrezzi, Gloom, Gastro, la stessa bustina di prima, Litwick, Roselia. Rockraft, qua inizio è diverso. Sta vedendo Sill. Mamma mia, che cos'è sta roba qua? Cos'è? Tutta sgurcciata, vabbè. Shapet. Upa. E una bella Holo. Arcanine di sui. Bustina che ci trae in inganno. Quindi la tin praticamente era vuota. Almeno che questa non sia la bustina. Qua è codice nero per forza, non ci sono alternative, è sempre codice nero, quindi potrebbe non esserci niente anche qua. Evoluzione 3, 1, 2, 3, 4, possibilità di pareggiare. Energia di tipo? Elettro. Io dico di nuovo Psycho. Oh, invece era erba. Ursaring, Scraptity, Trolley di salvataggio per salvare chi? Zorua, Marip, Teddy Ursa, Sablai, Lotod. Sembra che vedi qualcosa. C'è una reverse qui. Hitmonchan. No, è giallo. Talonflame. Wow. Ma qua siamo a livelli pazzeschi. Ma sì. Ma che meraviglia! Mamma, eccezionale veramente questa, amici. Tu immagina che tu devi giocare. Queste sono carte. Non le collezioniamo, ma sono carte da gioco, no? Uno ti vede con un mazzo del genere. E allora
tu ce l'hai così? E lui dice, dove sarà? Talonflame, si vede lontano un miglio che qua ci sono 4 cm di bordo qua in metà. Questa non ci potresti giocare con una carta del genere, ma che roba è? Guarda lì, ma guarda lì, pure storta. Vabbè, lasciamo stare che oggi abbiamo fatto, abbiamo sbustato Tin, comunque ignobile, ma almeno le due bustine erano veramente ottime. Quindi Laburno, Dorado Vimax, Regiderado Viastro, nel ricordarvi il giveaway dei 600 iscritti e di seguire sempre gli zero, mettere like, seguirci su Instagram, venirci a trovare sul canale Telegram, vi ringraziamo di averci seguito fino alla fine, dagli R0 è tutto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!